Mi presento, sono Aurelio Valentini dell'Albo degli Agrotecnici, di cui sono il segretario qui a Roma. Adesso abbiamo un compito importante perché abbiamo sentito delle parole magiche, mi sembra, che si sono ripetute spesso durante tutte quante le vostre relazioni nella giornata. Sono fare rete, biodiversità e didattica. Mi sembra di aver capito queste tre cose. Adesso cercheremo di applicarle in qualche cosa di concreto, dove ci sono delle regole. Perciò un regolamento che il Comune di Roma vorrebbe approvare, no? E quindi applicarle all'interno di questo regolamento cosa significa? Invito qui Ilaria Rossidoria dell'AIA, che era con noi, poi Cristiana Mancinelli Scotti di Salviamo il Paesaggio, c'era il dottor Milito dell'Arco degli Agronomi, poi non so se Giorgio Osti vuole anche venire, il comitato di carbone e della fotografia, che abbiamo iniziato un percorso, diciamo, questo affare rete l'abbiamo applicato, insomma, a suo tempo, creando, diciamo, insieme una proposta di regolamento che abbiamo portato all'amministrazione del Comune. Sì, vado, no, aspettiamo un Cristiano, però. Vabbè, l'idea è per... c'è qua. Allora, siamo partiti da un presupposto, insomma l'amministrazione, la scorsa, diciamo, amministrazione voleva portare un regolamento, diciamo, all'attenzione del Comune di Roma, perché sono 40 anni, non di più, e forse il dottor Mirko sa meglio di dire quanto tempo, diciamo, questa proposta, no, di creare un regolamento del verde che sembra qualcosa di molto sterile, no, perché ci sono delle regole, in realtà sono proprio il nutrimento, no, per gestire il verde a Roma. Ecco, questo regolamento, diciamo, è stato prodotto in una maniera un po' leggera, non so se da parte amministrativa o da parte politica, a noi non ci interessa, noi puntiamo, diciamo, verso un bene che è quello di portare più verde, quello di migliorare il verde. Quindi in contingenza di questo problema, di varie associazioni da vari fronti, ci siamo uniti, diciamo, abbiamo portato, no, queste regole che sono state spinte, diciamo, la voglia di creare qualcosa di differente e di integrarlo, no, e di integrare con le buone prassi agronomiche espresse, diciamo, anche dagli ambiti professionali o dalle istanze delle associazioni di cittadini, ambientaliste o di professionisti. Quindi abbiamo creato questo documento che abbiamo poi condiviso.